Hello Freaks! Oggi vi racconto la storia di una Jane e di un John Doe che ha dell'incredibile. È coinvolta anche una baby Jane Doe. E se anche questa vicenda ha un finale abbastanza positivo, certi dubbi ancora rimangono, a distanza di più di 40 anni. Ma se siete pronti per ascoltare la storia della coppia ritrovata nel Texas, spegnete le luci, mettetevi comodi e iniziamo! È un bellissimo giorno di gennaio del 1981. Siamo a Wallisville Road, nella città di Houston, in Texas. Su questa strada passano molte macchine, mentre hanno al loro fianco un bosco molto esteso. In quel piccolo polmone, adiacente a quelle strisce di asfalto, circola un cane, molto probabilmente randagio, che si fa i fatti suoi. Mentre zampetta spensierato per la natura, ad un certo punto annusa qualcosa di curioso. Da bravo segugio segue quell'odore e scava su un punto per terra, in mezzo a quegli alberi. Il suo fiuto non sbagliava, c'è effettivamente qualcosa in quel punto. Afferra tra le fauci una sorta di osso. Facendo un po' di forza lo tira su, strappandolo via dal suolo e giocandoci un po'. Ma quel che non sa e che non può appieno capire è che quello non è un osso, ma un braccio umano. Molto probabilmente il cane non è solo in quel punto boschivo della strada. Qualcuno deve averlo visto con un braccio decomposto in bocca. È probabile che si sia fatto seguire da questa persona per ritrovare il punto in cui ha scavato. In verità, lì c'è una tomba improvvisata. E in quella tomba non c'è solo un corpo. Chiamate le autorità competenti, queste analizzano per bene il macabro luogo del ritrovamento e ne rimangono inorriditi. Ci sono due corpi dal volto oramai indecifrabile, completamente usurati dal tempo. Si può scorgere qualcosa dei loro abiti e con immensa fortuna si possono, quantomeno, analizzare con più attenzione. Ma ricordiamoci che siamo negli anni Ottanta, non si è ancora in grado di capire troppo sull'uso della scientifica e la scienza non è così avanzata. Però vi dico quello che, con precisione, viene comprovato e sottoposto ad analisi. Sono i resti di un uomo e di una donna, forse adolescenti o giovani adulti. Il maschio pare essere più grande della donna. Si pensa siano stati una coppia, forse solo amici o addirittura parenti. Questi Jane e John Doe sono deceduti molto probabilmente l'anno prima e qualcuno li ha fatti fuori. Su questa Jane Doe si scopre che era bianca, con una possibile mescolanza di geni dei nativi americani. Aveva un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, forse ne poteva avere addirittura 15. La causa della morte è stato per strangolamento. Si stima che fosse alta da 1,60 m a 1,75 m circa. I suoi capelli erano lunghi 45 centimetri e di colore castano rossiccio, raccolti in una coda di cavallo. I suoi occhi potevano forse essere marroni. Ed entrambe le sue orecchie sono probabilmente state forate, sebbene sia stato trovato un solo foro d'orecchino sull'orecchio destro. Aveva un'ottima igiene dentale, così come l'altro John Doe trovato vicino a lei. È stata trovata vicino ad un paio di pantaloncini da jogging verdi ed un asciugamano insanguinato. Nessun vestito, però, era addosso al suo corpo. Un fattore che potrebbe considerarsi identificativo per la vittima e che probabilmente aveva una quantità anormale di peli sul viso e aveva uno spazio vuoto tra i suoi denti anteriori. È probabile che fosse una mangiaunghie, poiché queste erano notevolmente corte. I suoi denti del giudizio stavano spuntando al momento della morte. Su questo John Doe, invece, si scopre che effettivamente era un po' più anziano della prima vittima e aveva un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, anche se avrebbe potuto averne solo 15 come Jane Doe. Come lei, anche lui era bianco, aveva occhi castani, sopracciglia prominenti e i capelli castani, sebbene fossero ondulati e lunghi circa 15 centimetri. Era alto circa 1,50 m al momento dell'omicidio.
l'uomo è morto a seguito di una serie di percosse. Differentemente da Jane Doe, è stato rinvenuto legato e imbavagliato, con qualche deterioramento di alcune delle sue vertebre superiori, nella regione del collo, forse il risultato di un infortunio in passato o la presenza di un'articolazione anormale. Per quanto riguarda i denti, è stata trovata un'otturazione in uno dei molari. Ha anche avuto restauri e i suoi denti del giudizio superiori non sono stati trovati, poiché potrebbero essere stati rimossi o potrebbero non essersi mai sviluppati. Dopo questi accertamenti, adesso non resta altro che dare il via alle indagini, partendo praticamente da zero. Essendo stati trovati nella contea di Harris, le vittime vengono rinominate, per il momento, gli Harris County, John e Jane Doe. Il problema che si verifica in questi casi è il non avere praticamente alcuna pista da seguire. Non potendo risalire alle identità delle vittime, come si può programmare un piano di investigazione? Su che basi, poi? In poche parole, questi sono i motivi per cui in questo caso, come anche in altri che abbiamo visto insieme, risulta sempre difficile proseguire. Si lascia inevitabilmente spazio alle teorie, e dunque, chi sono queste due persone? Supponendo per un secondo che fossero semplici conoscenti, perché si trovavano lì in quel momento? La fossa da cui sono stati riesumati, poi, è molto vicina ad una casa di proprietà, e forse colui che vi risiede potrebbe aver visto qualcosa. Su questo, però, non ci sono ulteriori informazioni. Ma al di là se gli Harris County Doe fossero conoscenti o sconosciuti, si pensa che la ragione del loro tragico destino sia da ricercare in una pratica molto diffusa in quegli anni, l'autostop. Forse i più giovani di voi non lo sapranno, o l'avranno visto soltanto nei film, o lo avranno solo sentito dire, ma c'è stato un tempo in cui negli Stati Uniti era facilissimo trovare per le autostrade viandanti in cerca di passaggio. Spesso erano giovani, un po' come lo erano questi Jane e John Doe. E dato che il luogo del ritrovamento è praticamente adiacente alla Wallinsville Road, appare credibile la teoria di un autostop finito male, un passaggio richiesto ad una persona decisamente sbagliata. Lo sappiamo, di malintenzionati ne è pieno il mondo, e chissà se proprio uno di questi, magari alla guida di un veicolo su quella strada, è stato il responsabile dello strappamento e del pestaggio che ha portato alla morte di questa povera coppia. E anzi, se prendiamo per vero il fatto che loro fossero stati davvero una coppia, ciò mostrerebbe il caso in una veste del tutto inquietante. E se fossero stati loro a concedere un passaggio a qualcuno? Che fossero in viaggio e si siano fermati, vedendo una o più persone appostate sul ciglio, a fare il gesto dell'autostop, mascherando in realtà degli intenti a dir poco crudeli. Come vedete, di ipotesi se ne possono fare a milioni, e con tutta questa mancanza di indizi, ogni supposizione potrebbe risultare verosimile, e ciò non è un bene durante un'investigazione. Pensate di essere il detective incaricato di questo caso. Come ne verreste a capo? Immedesimandoci ancora di più nelle forze dell'ordine, come ne verreste a capo se nel mentre vi state occupando di altri casi simili? È triste saperlo, ma è la verità. Sono i tra i 400 casi non identificati di John e Jane Doe risalenti, pensate un po', dal 1950, anche se pochi di questi, senza nome, sono adolescenti. Una sovvenzione dell'Istituto Nazionale di Giustizia viene utilizzata per riesumare 25 di quei corpi, nel tentativo di raccogliere il DNA e identificare le persone per le quali gli investigatori hanno portato alla luce circostanze o indizi unici. Ed è così che si arriva al 2011, e la dottoressa Jennifer Love, direttrice di antropologia forense dell'Istituto del Medico Legale dell'Unità di Identificazione di Harris County, contea del ritrovamento, riesuma i corpi di questi John e Jane Doe per estrarre il DNA al fine di determinare se i due fossero stati imparentati. Per aver fatto questo enorme salto temporale, potete capire bene che dagli anni 80 in poi non c'è stata praticamente alcuna notizia utile, nessuna svolta, niente che facesse capire cosa, anzi, chi erano queste persone ritrovate decomposte, insieme, sepolte in una tomba di fortuna. O almeno, questo è quello che negli anni hanno pensato gli inquirenti, perché non avevano la più pallida idea che invece qualcuno, più di uno, mentre si svolgevano le indagini ai tempi,
li stava cercando. Volevano sapere che fine avessero fatto. Questo perché nel 2021, soltanto l'anno scorso, a distanza di una quarantina d'anni, la società di media AudioChuck, con sede ad Indianapolis, che produce podcast di genere crime, finanzia la ricerca sulla ricerca genealogica dei due individui, lavorando con l'antropologa forense Deborah Pinto dell'Harris County Institute of Forensic Science, al fine di riesumare il caso e trovare dei veri indizi. Così facendo sono stati identificati in 10 giorni, sia lei che lui. I loro nomi? Errol Dean Klaus e Tina Gail Lynn, marito e moglie, rispettivamente di 21 e 17 anni. Questa scoperta dell'incredibile, dopo circa 40 anni, è decisamente una gioia ritrovare indizi e risolvere almeno uno dei più grandi misteri di un caso. La tecnologia del nostro tempo permette talvolta dei veri e propri miracoli, cose decisamente impensabili all'epoca del ritrovamento dei corpi. I familiari di questi, Harold e Tina, avevano negli anni 80 fatto presente la loro sparizione, ma non era servito a granché. E il modo con il quale affrontano lo shock di scoprire, dopo tutto quel tempo, che i loro cari sono effettivamente deceduti, ce lo racconta proprio il giornale locale di Houston, dal quale estrapolerò alcune parti per farvi rendere conto della storia incredibile di questa giovane coppia e del loro passato. Tutto è iniziato un giorno in cui la sorella di Harold, Debbie Brooks, sta lavorando sodo nella sua panetteria. Ha una certa età e Debbie è sposata. Spesso fa visita a sua madre, di nome Donna Casasanta. Quel giorno, tornata a casa dopo una giornata di lavoro, il marito di Debbie le dice che 2 genealogisti stanno cercando di contattarla. Era urgente, le dice. Ma Debbie pensa che si tratta di una di quelle solite truffe telefoniche. Comunque risponde a questa chiamata. I genealogisti si presentano e le chiedono: «Aveva un parente scomparso molto tempo fa?» Lei risponde: «Naturalmente». Si riferisce proprio a suo fratello, Harold Dean Klaus, il quale è sparito 40 anni prima. «Crediamo di averlo trovato», le dicono. «È stato ucciso. Il suo corpo è stato ritrovato nel 1981. Hanno anche trovato il corpo di una giovane donna, che stiamo ancora cercando di identificare». Ma Debbie già sa tutto quanto. La donna è sicuramente sua moglie Tina. E come in un film, in quel preciso istante, spalanca gli occhi, le tremano le gambe e percorre tutta la sua vita all'indietro, facendosi travolgere dai ricordi. Tornando indietro nel tempo, Harold, insieme a sua sorella Debbie, sono piccoli e vivono a New Smyrna, in Florida, a casa della loro mamma, Donna Casasanta. Lei lo chiama Junior ed è un bravo studente. Ha un carattere sensibile ed è molto altruista. Forse non vede ancora il male dietro le persone, tanto che una volta racconta in casa, senza alcun problema, di essere tornato dopo scuola avendo accettato un passaggio da un autista sconosciuto. Naturalmente la madre si preoccupa della cosa e ribadisce a suo figlio di non accettare mai passaggi dagli sconosciuti. Crescendo un po', come tutti i ragazzi, Harold non è che fosse proprio un angelo. A metà degli anni 70, infatti, scappa di casa per unirsi ad una setta non meglio specificata, in cui dice di aver fatto uso di zucchero a velo. Pare essere stato per fortuna un capitolo breve nella sua vita e soltanto dopo essersene miracolosamente uscito fa l'incontro della sua vita, l'incontro che lo rende un uomo migliore. Conosce la bella Tina Gail Lynn, la sorella di suo cognato. Harold vuole conquistarla a tutti i costi, sono perfetti insieme. E visti gli anni che corrono, non sarebbe stato un buon partito se non avesse avuto qualche lavoro. Ecco che inizia a lavorare sodo, come falegname, di finitura, per costruttore di case in tutta la New Smyrna e nella regione circostante. Harold e Tina, in questo tempo, approfondiscono sempre di più il loro legame. Si innamorano così tanto che non vogliono prendersi la briga di organizzare un ricevimento, un matrimonio pomposo o robe simili. Si sposano così in tribunale e ne sono estasiati. In famiglia prendono bene la cosa, sono una coppia affiatata e completa. Anzi, c'è spazio in più. Ed è con sincero dispiacere che vi comunico che mettono al mondo sì una splendida bambina, di nome Holly. Anche lei scomparsa però nel nulla, come i suoi genitori, anni dopo.
A quel punto, ritrovandosi in tre e non più in due, bisogna trovare uno spazio, una casa più grande dove concretizzare la loro appena nata famiglia. Hanno l'intenzione di trasferirsi in Texas. Questo perché i capi di Harold vogliono assumerlo a tempo pieno nel loro stabilimento a Houston, con tanto di stipendio ben retribuito. Che dire, un sogno che diventa realtà. Una giovane famiglia in una grande città, con un buon mantenimento e un futuro tutto da scrivere insieme. Ma sappiamo, amaramente, quale destino li attende. L'ultima cosa che sanno di loro, la madre di Harold e la sorella, è del loro trasferimento imminente e della loro partenza avvenuta nel 1980. Dopo un po', per tutto l'anno, non ricevono né lettere né chiamate da parte loro. Soprattutto per la madre, questa è una cosa molto strana. Conosce benissimo suo figlio, ha visto com'è cambiato. Non sarebbe mai ritornato a quelle brutte abitudini adolescenziali. Ora è una famiglia, ha Tina che lo completa. Forse per un anno intero non hanno avuto il tempo di contattarla tra il trasloco, il nuovo lavoro e la nuova vita in una grande città. E così arriviamo al 1981. Donna riceve una chiamata da un gruppo di persone che dicono di aver visto l'auto di un certo Harold e che gliel'avrebbero riportata in California per circa $1,000. Questo è strano, ricorda di aver pensato all'epoca Donna. Che suo figlio abbia fatto qualcosa all'auto? Dopotutto gliel'aveva venduta lei. Forse ha un guasto o altro. Ma perché non dirglielo prima? Perché non farsi sentire? Ed è qui che la sua preoccupazione sale. Accetta comunque di pagare quei soldi. Poi chiama la polizia. Vanno tutti a prendere il veicolo. Non ha nulla che non va. Ma dove sono finiti Harold, Tina e la piccola Holly? Non resta altro che denunciarne la scomparsa e iniziare le loro ricerche. Sapete come si dice? Tentare non costa nulla. Ma alle volte sì. Il costo è lo stress, le speranze a vuoto, la fatica, le lacrime. Ogni sforzo di ricerca in quel periodo non è servito a nulla. In Florida i mesi si sono allungati negli anni. Donna, la madre e gli altri parenti della coppia aspettano e si interrogano. Dapprima sussultano ogni volta che squilla il telefono, chiedendosi se la telefonata contenga notizie. Ogni volta che Debbie va a fare shopping, osserva le persone intorno a lei, chiedendosi se uno di loro potesse essere il suo compianto fratello. E tutto questo lo trovò semplicemente paradossale, perché proprio in quel momento, dall'altra parte, il cane ritrova per caso i resti degli Harris County Jane e John Doe, e anche lì si indaga inutilmente. Provate solo ad immaginare lo strazio di queste due indagini separate. Se solo si fossero incontrate in qualche modo, ma questo non avviene e non avverrà mai. Sapete come si è giunti alla verità? E ora, dopo essere tornati indietro nel tempo, ritorniamo a quel momento, a quella glaciale telefonata che l'anno scorso ha fatto tremare Debbie al telefono, mentre le comunicano che suo fratello è stato identificato. Ovviamente non perde tempo nel riferire sia a suo marito che a sua madre l'importante notizia. Di sicuro non c'è da fare dei salti di gioia nel sapere che un proprio parente, scomparso da oltre 40 anni, è stato ufficialmente assassinato. Ma almeno una verità è pur sempre una verità. «L'ho completamente perso», dichiara Donna. «Continuavo a pregare affinché Dio mi mostrasse cosa è successo a mio figlio e dove fosse morto, ma non so perché qualcuno avrebbe voluto fare del male a mio figlio e a sua moglie. L'abbiamo presa molto duramente». Una parente di Tina, moglie del defunto Harold, dirà: «Lei era entusiasta di vedere cosa le avrebbe riservato il futuro». Questo ritrovamento ha solo reso la notizia più straziante. Provo confusione e senso di colpa. Chi avrebbe inflitto tanta violenza a mia sorella e a suo marito? Ma soprattutto rimane ancora un'importante domanda. Che fine ha fatto la piccola Holly? Sulla figlia dei coniugi Harold e Tina viene riportata questa seguente riflessione. Una bambina scomparsa che è stata rapita per essere allevata dal loro rapitore, o una bambina rapita da un membro della famiglia non affidatario e portata in un altro paese, potrebbe essere risolta con una pista generata dagli sforzi genealogici.
Crediamo fermamente che ci siano alcuni bambini scomparsi a lungo termine là fuori, vivi, in attesa di essere trovati, in attesa di trovare la verità. E le risorse di genealogia forense potrebbero aiutare a rivelare finalmente alcune risposte tanto attese. La bambina, Holly, era solo una neonata quando la coppia è scomparsa. Le poche foto di quel periodo mostrano una bambina dolcissima con i capelli corti, che sta imparando a camminare. Il fatto che il suo corpo non sia mai stato ritrovato insieme ai resti dei genitori solleva altre domande. E se fosse ancora viva? E se lo fosse realmente, chiunque l'abbia rapita probabilmente ha delle informazioni sulla morte dei suoi genitori, o potrebbe anche esserne il responsabile. Ma chi lo sa? Forse è morta nello stesso momento dei genitori. E se così fosse, dove si trova allora il suo corpo? Se per un secondo diamo per buona l'idea che Holly sia ancora viva, oggi avrebbe 42 anni. Non saprebbe comunque nulla della sua vera identità, né il suo vero compleanno, i suoi veri genitori, la loro morte, nelle dozzine di parenti là fuori che si chiedono ancora che cosa le sia accaduto. Le domande sul destino della bambina sono quelle che tengono ancora svegli la notte. Ma nell'ottobre del 2022 si ha una svolta. Holly è stata ritrovata, dopo oltre 42 anni, ed è ancora viva. Le autorità hanno annunciato ufficialmente la prima settimana di ottobre del 2022 di essere state finalmente in grado di localizzarla. Holly Marie Claus, di 42 anni, vive in Oklahoma. È sposata da oltre 20 anni, madre di 5 figli e nonna di 2 nipoti. Ed è da soli pochi mesi che questa ha appreso la sua incredibile e tragica storia. Per tutta la sua vita Holly ha vissuto senza sapere chi fosse realmente. Pochi mesi dopo, gli investigatori hanno però svelato alcuni dei pezzi del puzzle che mettono un po' di chiarezza sugli eventi successivi alla morte degli Harris County Dawes, i genitori di Holly. Gli investigatori hanno anche appreso che Holly Marie è stata lasciata in una chiesa dell'Arizona da 2 donne che appartenevano a un gruppo religioso nomade nel novembre del 1980. Hanno indicato che le credenze della loro religione includevano la separazione dei membri maschili e femminili, dice Webster, praticando abitudini vegetariane e non usando o indossando articoli in pelle. Secondo Webster, ci sono stati avvistamenti del gruppo a Yuma, in Arizona. Ha detto che il gruppo era noto per viaggiare in Arizona, California e forse anche Texas. Le forze dell'ordine hanno notificato Holly Marie l'identità dei suoi genitori e dei suoi parenti pochi giorni dopo averla identificata formalmente. Più tardi quel giorno, addirittura ha parlato con i membri della sua famiglia biologica, in videoconferenza, in quello che sarebbe stato il 63esimo compleanno di Dean, il padre biologico. «Ho notato per la prima volta il suo comportamento dolce, molto simile a quello di sua madre», dice donna Casasanta di 50 anni. «È stata semplicemente una cosa incredibile scoprire che mia nipote stava ancora bene». Mentre la famiglia è impegnata a pianificare una riunione di persona con Holly, che deve ancora parlare pubblicamente della sua vita, le autorità stanno ancora cercando di mettere insieme potenziali prove su chi ha ucciso i suoi genitori. Nel frattempo, Donna dice che vuole che Holly sappia che suo padre era una persona amorevole e premurosa. «Vorrei solo che lei potesse ricordarsi e avere conosciuto il suo amore, conoscere la persona stupenda che era», dice la madre del defunto. «Purtroppo non ha avuto quell'opportunità. Tina, la madre, adorava davvero sua figlia e viveva per lei».